Buona domenica sera a tutti i nostri telespettatori, bentrovati per una nuova pagina dedicata all'informazione. Forse, speriamo a questo punto, che quello di oggi sia stato il giorno più caldo di questa estate. Per ora probabilmente lo è. Nel primo pomeriggio, infatti, in molte città toscane si sono registrate temperature di 38, 40, 41 gradi. 40 gradi sono stati raggiunti anche nel centro di Pistoia e molte zone della Val di Nievole, molti gradi anche sull'Appennino pistoiese fino a San Marcello. Attenzione, domani, secondo il LAMMA, sarà un'altra giornata molto difficile per quanto riguarda le temperature, che non si abbasseranno. Forse da dopo Ferragosto si potranno vedere dei cambiamenti con le temperature che potrebbero iniziare a scendere di qualche grado. E a proposito del caldo, si cerca un po' di refrigerio per quel che è possibile. Andiamo all'Acquerino per vedere che cosa ha scelto di fare la gente. A prendere il fresco, perché a Pistoia si muore. Boschi e prati presi d'assalto per fuggire dal caldo di una giornata. Da Bollino Rosso, da Pistoia, ma anche da Prato, Empoli e Lucca, in tanti hanno trovato sollievo dalla fa cittadina a Cascina di Spedaletto, nella riserva di Acquerino Cantagallo. Ci si sta bene, c'è l'aria fresca, da noi c'è un caldo che si muore. Per me, perlomeno, questa è l'alternativa all'aria condizionata a casa. Siamo di Prato, ma ci siamo stati diverse volte qui. Solo che stamani si è trovato l'invasione. Mai trovato una tanta persone così. È rilassante, l'importante è arrivare presto la mattina, perché sennò è un trauma per il parcheggio, per il tavolino e i cavoli vari. Poi il resto è perfetta. Noi veniamo da Montecatini e no, la prima volta che veniamo qua su consiglio dei miei genitori. Siamo fortunati che a mezz'ora di strada siamo in montagna e c'è fresco. Nulla si sonnecchia, a parte il fatto che una camminata di mattina fa benissimo. Chi fa i cruciverba, chi dormicchia, è bello per questo, perché si può rilassare tranquillamente. Si va a fare una passeggiata verso il bosco, visto, si è già fatta col cane, tutto a posto. Già il fatto di stare in un posto dove ci sono 7-8 gradi in meno rispetto a giù fa la differenza. Tutti i giorni quasi siamo, fino a che è possibile veniamo qua su. Oggi siamo tanti. Noi veniamo da Prato, veniamo qua perché durante l'anno, specialmente l'estate, in pianura fa un terribilmente caldo e qui troviamo un po' di refrigerio, cosa che in città non c'è. Solamente che non è un'idea solo nostra, è un'idea un po' di tutti, però fa parte di tutto il comprensorio, avere persone con cui parlare durante l'anno magari non è possibile, si guarda meno i cellulari, tante cose. Qui ritrovi un po' di pace e sintonia e armonia con la famiglia anche. C'è stato un incidente questo pomeriggio sulla strada statale 66, la Modenese, nel tratto che va da Mammiano alla Lima. Per cause in fase di accertamento, un'auto si è capottata al centro della sede stradale. Sul posto sono recati subito l'automedica, le ambulanze del 118, una squadra dei Vigili del Fuoco di San Marcello. All'arrivo dei Vigili del Fuoco, il conducente del mezzo era già fuori dalla vettura, mentre un passeggero era ancora dentro. Si è quindi reso necessario l'utilizzo di cesoie e del divaricatore per estrarlo dal veicolo. Il ferito è stato poi affidato alle cure dei sanitari della Croce Rossa, che lo hanno trasportato al locale ospedale in codice giallo. Presente anche una pattuglia dei carabinieri di San Marcello, un'ambulanza della Misericordia di Cutigliano. Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico per una quarantina di minuti, poi tutto è tornato alla normalità. Rimaniamo in zona perché siamo a Gavinana, quindi sempre nel comune di San Marcello Piteglio. In tanti sabato sera sono saliti all'osservatorio astronomico per ammirare le stelle cadenti. Serata di stelle cadenti, ma non solo, Noi andremo ad osservare anche il cielo, la serata è bellissima. È fantastico che ci fosse tanta gente all'osservatorio per la serata delle stelle cadenti. Con una serata fresca e limpida deve essere stata un'esperienza magica. Vedere le stelle cadenti in un luogo così suggestivo, lontano dalle luci delle città, rende l'evento ancora più speciale. Oggi qui c'è un pienone esagerato, fuori c'è stato addirittura un ingorgo, perché questa è considerata la notte delle stelle. Ma è proprio così? No, non è proprio così. Le stelle intanto non c'entrano assolutamente niente. Bene?
però si chiamano stelle cadenti perché le antiche civiltà vedevano tanti puntini di cielo luminosi, poi vedevano un puntino che veniva giù, luminoso, e per loro era una stella che cadeva. Invece si chiamano meteore scientificamente e sono granellini di polvere da 1-2 mm che incontrano l'atmosfera terrestre a 80-100 km sopra la nostra testa e per attrito nell'atmosfera bruciano e lasciano quella bella striscia luminosa. Meteori. Come mai siete qui all'osservatorio e come avete scoperto che stasera c'era la notte delle stelle cadenti? Allora, io sono Carlo, vengo dalla provincia di Prato e ho scoperto questa occasione perché faccio parte di un'associazione di volontariato che ha organizzato questa uscita e questo evento, l'associazione Oltre di Prato, e quindi mi è sembrata una cosa interessante, mi ha incuriosito, volevo venire a vedere di che cosa si trattava, proprio per venire a scoprire una cosa nuova. L'emergenza più acuta del Covid è alle spalle, ma la Toscana ritiene che non si debba abbassare la guardia. La Giunta regionale, si legge in una nota, ha così deciso di prorogare il piano pandemico con l'obiettivo di mantenere la capacità di rispondere in modo efficace alle situazioni di allerta. Il piano triennale, si legge ancora, terminava con la fine del 2023 e la Giunta regionale ha deciso di prorogarlo fino alla fine del 2024, comunque fino all'approvazione del nuovo piano nazionale che ancora non c'è stata. Il piano contiene le indicazioni di interim su come prepararsi e rispondere ad eventuali patogeni a trasmissione respiratoria e a maggior potenziale pandemico. Programmare e avere un piano pronto è essenziale, ancor di più quando il rischio è quello di una pandemia, ha sottolineato il Presidente della Regione, Eugenio Giani. In Toscana siamo abituati a fare prevenzione con lo sguardo volto avanti. La prevenzione e riduzione dei danni peggiori passa anche da un piano ben studiato a tavolino, dove sia chiaro come comportarsi e chi deve fare cosa. Anche ad agosto continuano sul territorio pistoiese le feste e le sagre enogastronomiche. Siamo andati a Sarripoli. Con l'inizio di agosto ritorna la tradizionale festa del Partito Democratico di Sarripoli, piccolo borgo situato sulle colline pistoiesi. Serate a tema, un clima fresco e soprattutto un programma enogastronomico che spazia dalla carne alla griglia ai piatti di mare sono alcuni dei punti di forza di questo appuntamento che durerà fino al 14 agosto. Ogni anno la festa attira numerosi pistoiesi che si recano in questo piccolo paese di 300 abitanti dove il volontariato locale si impegna a garantire la riuscita dell'evento. I punti di forza di questa festa sono il gruppo dei giovani, l'idea di aggregazione che si riesce a dare, come all'interno di un piccolo paese di 300 abitanti si riesce a portarcene più di altrettanti a mangiare qui da noi. E il buon cibo, che non è come secondario ma anzi come primario, perché non starebbe a me dirlo, però tutti lo dicono che qui si mangia bene e quindi i punti di forza sono questi. Ecco. A Sarripoli non esistono distinzioni generazionali tra Gen Z, Boomer e Millennial. Tutti lavorano insieme per un unico obiettivo, far vivere e far conoscere la loro piccola comunità. Ci sono tantissimi giovani che vengono portati da tantissimi ideali di condivisione, di amicizia, di sport, perché tanti ragazzi della squadra di calcio vengono a dare mano non soltanto il sabato oppure per la festa della birra, quindi diciamo siamo riusciti a incorporare il giovane e diciamo la tradizione, quello che c'era prima, è rimasto ancorato saldo ai nostri valori, ecco. Vi aspettiamo a Sarripoli fino al 14 agosto, tutte le sere, con nuove idee. Domenica abbiamo la serata anni 92.000, con DJ D facciamo un fluo party nella pista, quindi venite numerosi. Lunedì ci sarà il torneo di briscola, martedì la serata politica e mercoledì concludiamo con un bel liscio vecchio stampo. Esercito In tante persone, nonostante il caldo, si sono recate in Piazza Duomo a seguire il tradizionale concerto di San Lorenzo e di Ferragosto della banda Borgognoni a Pistoia.
prima cornice di Piazza Duomo a Pistoia si è svolto il tradizionale concerto di San Lorenzo e Ferragosto della banda Borgognoni diretta dal maestro Carlo Cini. Ormai è una tradizione il famoso concerto, prima si chiamava solo di Ferragosto, ma siccome si fa sempre il 10, ora lo chiamiamo anche di San Lorenzo. Programma leggero di intrattenimento. In che cosa si esibiscono stasera? Sono musiche di Morricone, Trovajoli, Battisti, De André, Cohen, insomma musica leggera ma impegnata nello stesso tempo, ecco. Una serata seppur calda, ma calda veramente tanto, e di sabato si ritrova lo stesso la comunità pistoiese per passare insieme questa notte di San Lorenzo insieme alla banda Borgognoni. Quindi un percorso che è iniziato tanti anni fa e che permette di ritrovarsi insieme ad ascoltare non solo musica ma anche a fare comunità insieme, quindi veramente un momento importante insieme a tutti quelli che abbiamo già vissuto, l'ultimo il 2 di agosto al Villon Puccino, sempre con la Filarmonica Borgognoni su Puccini, e quindi attraverso socialmente, attraverso tutte le associazioni che insieme al comune lo realizzano, è ancora una volta un percorso di inclusione e coesione sociale. Sabato sera di festa per la Nuova Pistoiese che in occasione del 10 agosto ha messo in piedi l'iniziativa Notte Arancione Stellata. Insieme ai propri tifosi per la notte stellata arancione, proprio la notte di San Lorenzo qui a Lamporecchio, dove gli arancioni stanno effettuando in questi giorni la preparazione nel caldo torrido di agosto, come ci hanno spiegato proprio i protagonisti, un modo per ricreare quel filo conduttore tra la squadra e la piazza, una piazza che ha sofferto tanto negli ultimi anni, che vuole tornare a entusiasmarsi, vuole tornare a creare quel rapporto con i propri giocatori. Bello sapere che c'è una città intera che vi spinge verso l'obiettivo. No, sì, sappiamo che è una stagione importante, soprattutto dopo quello che è successo l'anno scorso, per far riavvicinare il tifo, i tifosi, un po', creare un po' di entusiasmo, bisogna partire bene, vincere, e vincendo sono sicuro che la gente tornerà a sostenerci. Il tuo è uno dei ruoli un po' più difficili, perché stando davanti vieni criticato magari spesso quando sbagli e magari poco elogiato quando fai il meglio. Ti chiedo un po' il tuo obiettivo personale per questa stagione. Ma personalmente cerco e spero sempre di migliorarmi, migliorare la stagione passata, ma anche, ti dico la verità, ripeterla sarebbe un sogno. Però l'obiettivo, come ho detto l'altra volta, è vincere il campionato. Hanno costruito una squadra importante per questo motivo e penso che tutti siamo qui per questo obiettivo. Poi se personalmente riesco a ripetermi o a migliorarmi, ben venga. Poi c'è anche questa occasione di conoscere e un po' entrare comunque in simbiosi con quella che è la piazza di Pistoia, e insomma siamo carichi e vogliosi di far bene e far sì che l'ambiente, dopo magari l'ultima annata un po' insoddisfacente, diciamo, possa rinascere. Saranno passate circa 2 settimane e stiamo assimilando bene i concetti dell'allenatore. Siamo un bel gruppo, siamo comunque giocatori forti, ho visto una squadra forte e tutti disponibili a lavorare, e tutti bravi ragazzi, e quindi mi sto trovando bene, si sta creando un buon gruppo. Su questo evento verrà realizzato anche un servizio speciale. Ora andiamo a Montecatini Terme, si sta avvicinando la sera di Ferragosto con il Gran Premio Città di Montecatini di Corsa al Trotto. È partito il conto alla rovescia per la magica notte di Ferragosto all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini. Per i pochi che ancora non conoscono l'evento, diciamo che tutto ruoterà intorno al classico Gran Premio Città di Montecatini, giunto alla 72esima edizione, riservato a cavalli di 4 anni ed oltre di ogni paese,
di gruppo 1 con un montepremi di 121.000 euro. Una serata di festa con le corse in pista, ma anche con tante iniziative fuori: i divertimenti per i bambini, i pony, il mercatino dell'artigianato, l'intrattenimento musicale e chi più ne ha più ne metta. Forse non ci saranno i fuochi d'artificio a chiudere il ricco programma, ma per avere l'ufficialità della notizia bisognerà attendere ancora qualche ora. Staremo a vedere. Intanto sul fronte delle corse, sabato sera sono stati estratti i numeri delle due batterie eliminatorie, batterie che saranno composte da 9 cavalli ciascuna. In finale andranno i primi 4 di ogni batteria e quello che avrà ottenuto il miglior tempo fra quelli arrivati quinti. Il più importante evento dell'estate Val di Nevolina, e uno dei più importanti per gli appassionati di corse al trotto, prenderà il via alle 19.30 per poi trasportare le migliaia di spettatori che affolleranno l'impianto termale fino a dopo mezzanotte, sempre in un clima di grande festa e in un ambiente molto accogliente. Fuochi d'artificio no, sarà comunque una serata molto molto interessante, perché non c'è mai stata una serata diversa come spesso accade la notte di Ferragosto. Noi ci fermiamo qua, voi se potete rimanete su TVL, io vi ringrazio per la cortese attenzione, buon proseguimento di domenica sera.